La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è un'occasione per rinnovare l'impegno delle aziende sanitarie al rispetto, delle differenze di genere e alla capacità di intercettare richieste di aiuto per le vittime di violenza. I comitati unici di garanzia, in questo caso appunto il Comitato Unico di Garanzia dell'azienda USL di Ferrara, del quale io sono presidente, ha fra i principi costitutivi e istituzionali il contrasto a qualsiasi forma di violenza di genere e al rispetto delle pari opportunità. È sempre significativo portare dei dati rispetto a un fenomeno, alla grandezza di un fenomeno, per questo fa riflettere moltissimo della portata di questa realtà. Vi cito un report del servizio dell'analisi criminale della Direzione Centrale Polizia, che è del 6 marzo 2022, che fa riferimento ai dati del 2021, e rileva che gli omicidi che hanno visto vittime di sesso femminile sono nell'anno 2021 119, che significa all'incirca un omicidio ogni 3 giorni. Questi omicidi sono in costante aumento. Sono stati esacerbati dalla pandemia, dal momento pandemico, e si svolgono purtroppo nella maggior parte dei casi all'interno delle mura domestiche. A fronte di questi dati non si può restare indifferenti, perché? Perché non siamo di fronte solo a una violazione dei diritti umani, ma siamo di fronte a un problema di sanità pubblica. La violenza fisica, ha effetti negativi a breve e a lungo termine sulla salute fisica, sulla salute mentale e sessuale della donna, per cui ha un impatto sociale molto rilevante. Per questo l'obiettivo, di sensibilizzare la cittadinanza, e quando parlo di cittadinanza intendo anche le nostre dipendenti, delle aziende sanitarie provinciali ferraresi, che sono più del 70%. Dell'insieme dei dipendenti, per cui è una quota parte molto importante, molto rilevante, e per questo l'informazione diventa uno strumento importante, decisivo, perché le donne vittime di violenza necessitano di accoglienza, necessitano di percorsi definiti, hanno bisogno di essere prese in carico, e i servizi sanitari MEP a disposizione a tutte le donne una rete di servizi sul territorio e sull'ospedale che permettono la presa in carico di donne che subiscono violenza. E la maggior parte, la prima porta di accesso è stato visto per le donne che subiscono questi atti, è il pronto soccorso, il 118. Non entro nel merito dei percorsi perché saranno poi i colleghi che avranno modo di raccontarvi come si esplica la presa in carico di queste donne. Le iniziative che sono state intraprese dall'azienda per questa giornata in realtà si articolano su una settimana, perché sono molte, sono brochure informative, sono punti di ascolto, sono convegni. E sono momenti di sensibilizzazione rispetto a questo tema che purtroppo e di cui si sente parlare veramente tanto. Vi invito a partecipare a queste iniziative perché è un modo per far sentire le donne meno sole e renderle consapevoli che c'è un percorso che le può. È un mondo che le può sostenere nel momento in cui loro sentono di dover denunciare, di aver subito un atto di violenza.